Questa settimana nel Dicastero della Cultura e dell'Educazione è arrivato il nuovo prefetto, il quale, dopo aver ascoltato con attenzione la presentazione di ciascuno, ha lodato il lavoro fatto finora, ha dato alcune linee su come imposterà il suo lavoro e ha concluso il suo discorso chiedendo a tutti di innamorarsi ancora. Pur non essendo poeti come lui, tutti hanno compreso l'invito a rinnovare la propria passione, a riscoprire e rinvigorire la bellezza e l'entusiasmo iniziale per il proprio lavoro. Il prefetto disse che innamorarsi ancora era un verso di un poeta italiano. Andai subito a cercare in internet chi fosse il poeta. Non lo trovai, ma mi imbatté invece in una pagina del sito di Vanity Fair che diceva 10 consigli per innamorarsi di nuovo del proprio partner e come sottotitolo come riaccendere la scintilla dell'amore in un rapporto a lungo termine, istruzioni per l'uso. Rimasi incuriosito e lessi quei consigli dove si diceva di essere più affettuosi, baciandosi e abbracciandosi di più, dal solito abbraccio di 3 secondi passare a uno da 20 secondi, perché sembra scientificamente provato che questo abbraccio prolungato possa fare sbocciare di più l'amore. Così come dormire più vicini. Un altro consiglio è quello di sospendere di comune accordo l'uso degli smartphone e della televisione durante i pasti e in camera da letto, perché distraggono e portano la mente altrove. C'è anche il consiglio di prendersi dei giorni di vacanza da soli per concentrarsi su se stessi come coppia e non distrarsi pensando al rubinetto del bagno da sistemare. Bisogna anche sapere ringraziare il partner almeno 3 volte al giorno, anche per cose che sembrano scontate. Farsi i complimenti a vicenda, farsi delle sorprese facendosi dei regali, proponendo qualcosa di nuovo come invitare ad andare in un nuovo ristorante, conoscere cibi e luoghi diversi, fare cose nuove, sfuggendo così alla routine. Come ultimo consiglio, coltivare i propri interessi e hobby e incentivare il partner a fare lo stesso. Persone soddisfatte e impegnate si relazionano meglio. Questi sono i consigli di Vanity Fair. Provare per credere. Quando gli apostoli chiedono a Gesù: accresci la nostra fede, non stanno chiedendo la stessa cosa? Cioè di rinnamorarsi ancora di lui. La fede non è nient'altro che amore. Non è solo conoscenza teorica o razionale di Dio e della sua parola, ma soprattutto un gesto di affidamento, di fiducia, di amore. Gli apostoli chiedono a Gesù di rinnovare in loro quell'entusiasmo iniziale che li ha spinti a lasciare tutto per seguirlo. Come quando gli sono corsi dietro la prima volta e con cuore che batteva forte nel petto gli hanno chiesto: Maestro, dove abiti? O come quando sono stati avvolti e stravolti dalla sua chiamata e hanno sentito per la prima volta la sua voce che li chiamava per nome, come nessuno li aveva chiamati mai. Ora è passato un po' di tempo da quel primo incontro. Non è che non amano più il Signore, ma a volte l'amore si affievolisce e si corre il rischio di cadere nella routine. Per questo bisogna chiedere di accrescere la fede, di rinfrescare l'amore. Anche noi che da una vita amiamo il Signore e veniamo in chiesa tutte le domeniche, abbiamo bisogno ogni tanto di una rinfrescata. Abbiamo bisogno di innamorarci ancora di Lui. I consigli visti sopra per la coppia valgono anche in certa misura per la nostra relazione con Dio. Nella Bibbia spesso si ricorre alle immagini sponsali per descrivere la relazione tra Dio e gli uomini.
Basti pensare anche solo al Cantico dei Cantici. Dio ci ama come uno sposo ama la sua sposa. Noi siamo la Chiesa che è sposa di Cristo. Perciò, seguendo i consigli sopra suggeriti per rinnamorarsi del proprio partner, anche noi dobbiamo stare più vicini al Signore, trovando un ulteriore tempo oltre al tempo della messa domenicale per restare con Lui senza distrazioni, spegnendo il telefono, la televisione, la radio. Una volta ogni tanto prendiamoci un giorno o mezza giornata di ritiro spirituale, visitando un monastero, un santuario, un luogo per stare in silenzio. E smettiamola poi di chiedere sempre cose al Signore, ma iniziamo a ringraziarlo di più e a dirgli quanto lo amiamo. O pensiamo forse che a Dio non piaccia e non fa piacere sentirsi dire ti amo? Proprio ieri una signora mi ha mandato una bellissima poesia in romanesco che consiglio a tutti di leggere. Si trova facilmente in internet. Era erroneamente attribuita a Trilussa, ma in realtà è di Piero Infante. E si intitola Io e Dio, che termina dicendo: ho cominciato a piagne dalla gioia e dal dolore. Ho scoperto di essere amato dal Signore. Questa è una storiella che non ha niente da insegnare. Solo che in cielo c'è un Dio che piagne se lo chiami papà. La fede, amore, fa danzare le montagne, fa volare gli alberi. Potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, e lui lo fa. L'amore fa cose che sembrano umanamente impossibili. Chiedetelo a un genitore cosa non farebbe per suo figlio. Sacrifici immensi che non farebbe mai per se stesso, ma per un figlio sì, perché lo ama più che se stesso. Per concludere, una parola sull'idea di servo inutile, che è un po' strana. L'amore in una coppia è un amore tra persone uguali, non tra servo e padrone. Vale anche nella relazione con Gesù, un amore servile è inutile. Penso che Gesù, quando parla di servi inutili, vuole dire che l'amore di un servo è inutile. Non solo perché il servo agisce solo per obbedienza, per costrizione e non per amore. E senza libertà non c'è amore. Ma anche perché tra due disuguali non esiste una relazione di amore, ma solo di sudditanza, di subalternità. Per questo Gesù dice: non vi chiamo servi, ma amici, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Se nel rapporto con il Signore abbiamo agito da servi, allora siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma non quello che volevamo fare. Tutto ciò che è senza amore è inutile. Alla fine, poi, non sono riuscito a trovare il poeta che disse innamorarsi ancora. Forse è stato Federico Fellini che, in un'intervista nella quale gli chiesero se credeva possibile vivere senza innamorarsi, rispose di no. E sembra che negli ultimi giorni della sua vita disse a Enzo Biagi: innamorarsi ancora una volta. Nella vita quello che conta è diventare questa nuvola imprecisa e grandiosa che è il momento dell'amore. Quindi, Signore, accresci la nostra fede, accresci il nostro amore e facci innamorare ancora una volta di Te.